Ciao a tutti e bentornati su Cat & Made. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto molto semplice. Ha una borsa di piccole e medie dimensioni, ma comunque molto capiente perché l'ho fatta anche abbastanza ampia. I materiali che ho utilizzato sono di 3 sfere, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso e nel dettaglio ho utilizzato del cordino Swan Glitter argento, Lurex argento, una catena con profilo in pelle. Ho utilizzato poi una chiusura magnetica, due ponticelli, l'uncinetto numero 4 o 3,5 in base alla mano e del tessuto per foderare la borsa. Ovviamente poi ho irrigidito il tutto con della rete. Quindi ora ci armiamo di tutto l'occorrente ed iniziamo con il nostro progetto. Iniziamo facendo il cappietto iniziale e ci avviamo 31 catenelle che corrispondono all'incirca 24 centimetri. A questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Fatta questa prima riga a maglia bassa, procediamo lavorando le prossime righe a mezza maglia alta. Quindi faccio una maglia bassa ed una maglia bassa sopra l'altra per alzare il lavoro e questa mi sostituisce la prima mezza maglia alta e procedo poi lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Ripeterò questo procedimento fino a raggiungere 53 righe a mezza maglia alta. Bene, completato il pannello che comprende ovviamente tutte le parti della nostra borsa, ovvero il fronte, il fondo, il retro, la parte superiore e la padella, possiamo andare a rifinire tutto il bordo irrigidendo. Io utilizzerò la rete che ho già pretagliato in base alla misura del mio pannello. Quindi, cosa andiamo a fare? Andiamo a sovrapporre in questo modo la nostra rete e la andiamo a bloccare con delle mollette, con quello che volete. Iniziamo a rifinire il nostro bordo. Quindi inizio con il fare una catenella giusto per girare. E andremo a lavorare tutte maglie basse intorno al bordo, prendendo sia la parte ad uncinetto che i fori della rete. Quindi punto l'uncinetto nella lavorazione e nella rete e lavoro una maglia bassa. Procedo, punto l'uncinetto nella lavorazione e nella rete e lavoro una maglia bassa. E così via. Ricordate che, come sempre, in ogni angolo andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella di una maglia bassa per girare appunto nell'angolo e non far arricciare la lavorazione.
Terminato il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Ok, una volta foderate tutte le parti, a questo punto possiamo andare a cucire i nostri laterali. Uno l'ho già cucito, l'altro come sempre lo cuciamo insieme. Quindi iniziamo con il far passare e portare il cordino esattamente sulla parte superiore del nostro laterale. A questo punto possiamo iniziare la nostra cucitura. Siccome la cucitura partirà da questo lato, dobbiamo portarci il filo da questo lato. Io l'ho già fatto, ovviamente questo punto lo andrò a bloccare sull'angolo, quindi partiamo direttamente. Vado a far passare l'ago in questo modo. E dovrò cucire entrando ed uscendo da entrambe le parti, prendendo tutta la catenella. Bene, a questo punto possiamo bloccare il filo e passare all'applicazione degli accessori. Andremo ad avviare delle catenelle multiplo di 3 più 1. In base alla lunghezza che darete alla catenella, il fiore verrà più o meno grande. Avviate le nostre catenelle, a questo punto andiamo a puntare l'uncinetto nella seconda catenella dall'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia bassa e successivamente facciamo una maglia bassa sopra questa maglia bassa per alzare il lavoro e per sostituire la prima maglia alta. Ora andiamo a lavorare 2 catenelle e lavoriamo una maglia alta nello stesso punto di base. In questo modo. Saltiamo poi 2 punti e nel successivo andiamo a lavorare una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. E andremo a ripetere questo procedimento per tutte le catenelle che abbiamo. Terminata la riga, voltiamo il lavoro, andiamo a lavorare una maglia bassissima all'interno dello spazio di 2 catenelle,
facciamo una catenella che ci sostituisce la prima maglia bassa. Procediamo lavorando 5 maglie alte all'interno di questo spazio. Ed una maglia bassa in questo modo. Passiamo allo spazio successivo, dove andremo a lavorare una maglia bassa, 5 maglie alte ed una maglia bassa. Questo procedimento lo andremo a ripetere per tutti gli spazi che abbiamo sottostanti. Ok, a questo punto possiamo andare a tagliare il filo, lo lasciamo più lungo perché lo utilizzeremo poi per cucire la rosellina, quindi per comporla. Quindi chiudo qui con una maglia bassissima e tiro fuori il filo. Comporre la rosellina è molto semplice perché basta attorcigliare tutto il lavoro su se stesso in questo modo. E come vedete si va a creare proprio un fiore. Io ora lo sto facendo in maniera approssimativa, poi ho avviato poche catenelle, però comunque calcolate che poi il lavoro va un po' allargato, sistemato e viene fuori una bella rosellina. Poi con il filo appunto che abbiamo tagliato più lungo andiamo a cucire il tutto. Io in realtà per la rosa più grande ho messo anche qualche goccio di colla mentre la rotolavo, così da tenerla fissa. Una volta cucita, tagliate tutto il filo, lo bloccate tra le maglie e poi andate a foderare con il feltro il tessuto la parte retro. Bene, ho foderato la parte retro del mio fiore, questa sarà la nostra chiusura. A questo punto dobbiamo andarla a posizionare al centro della padella tenendo il filo proprio sul bordo ed andremo a cucirla su questa parte. Poi ovviamente se occorre metteremo anche un po' di colla qui e avremo terminato. Poi ci basterà applicare la calamita, una parte qui e una parte sulla parte frontale della borsa, e avremo appunto terminato. Terminata la cucitura, molto semplicemente andiamo a fissare il filo e a farlo passare tra le maglie. Andiamo a cucire una parte della chiusura sotto al fiore. La parte con la calamita io l'ho già montata sulla parte sul corpo borsa.
Bene, ho applicato anche la catena. A questo punto abbiamo terminato la nostra borsa. Io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Se è così, fatelo sapere sempre con un commentino qui sotto, un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale per non perdere tutte le prossime novità. Vi ricordo che trovate tutti i link per i materiali nel box informazioni qui in basso. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!